Sono Lara Miglietta, sono una psicologa del lavoro, mi occupo un po' di tutto ciò che riguarda il mondo delle risorse umane, dal recruiting alla formazione, e sono coach e insegno all'Università Europea da circa 10 anni. Qui all'interno della nostra università abbiamo sempre messo e continuiamo a farlo lo studente al centro. Perché riteniamo che sia importante sì trasferire informazioni e quindi formare i giovani, per noi è importante trasferire quelle che sono le competenze necessarie nel mondo del lavoro e proprio per questo da diversi anni prepariamo i giovani al mondo del lavoro trasferendo loro tutti quelli che sono gli strumenti necessari per potersi inserire con successo nel mondo del lavoro. Li prepariamo a quelle che sono le richieste del mondo del lavoro che sono ormai cambiate. La digitalizzazione ha cambiato anche il modo in cui si cerca il lavoro. La nuova rivoluzione ha determinato un cambiamento anche nelle richieste di quelle che sono le competenze. Le aziende ormai sanno che non è necessario andare a inserire giovani e persone che abbiano delle competenze specifiche, perché quelle si apprendono con il tempo attraverso la formazione, ma che bisogna puntare molto su quello che è la potenzialità, quindi andare a individuare quelle che sono le capacità della persona, le attitudini, perché è l'humus sul quale si può poi creare valore. In questa grande rivoluzione, in questo cambiamento, anche la formazione deve essere ripensata. Una formazione che parte dall'identità delle persone, dalla scoperta, dalla consapevolezza rispetto a quello che ognuno è. E in relazione a quelle che sono le esigenze, bisogna costruire una formazione personalizzata. Lavorare con i giovani è molto appassionante, molto stimolante. Credo molto nelle nuove generazioni perché hanno qualcosa in più rispetto alle generazioni precedenti, anche alla mia generazione. E l'integrazione del passato e del presente, ritengo sia la chiave del successo per il futuro, perché i giovani hanno delle esigenze, dei bisogni, ma hanno anche delle competenze nuove. E bisogna andare incontro a queste esigenze, perché solo così si riesce a trovare un canale di comunicazione e di individuazione di quegli elementi che possono portare alla rivoluzione, al cambiamento, all'innovazione, alla ricerca. Mi piace molto la metafora che fa pensare alle persone come cellule staminali. Che hanno dentro tutto il potenziale di sviluppo e di crescita, ma che necessitano di un terreno fertile dove far attecchire queste capacità, queste potenzialità.